Salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono Vrex. Oggi andiamo a vedere un gioco che probabilmente non conoscete dal nome Iron Fury, prequel di Bombshell del 2016, in cui racconta la storia di Shelly Harrison, ovvero il colonnello del GDF, Global Defense Force, che cerca di contrastare il malvagio Dottor Haskell, un pazzoide che è fissato col trascendentalismo e l'augmentation, che sarebbe praticamente il potenziarsi con pezzi di meccanici. Insomma, si è modificato talmente tanto che non è manco più umano, e decide quindi di creare dei portali per permettere lo sbarco di truppe armate aliene. E insomma, il nostro personaggio si sposterà tra diversi periti, reduce tra l'altro di un incidente che ha ucciso tutta l'incidente di un attentato chiamato incidente di Washington, che ha ucciso tutta la sua squadra. Lei ne è uscita con diverse ferite, senza un braccio, da cui poi gli viene messa una protesi al braccio che è modulare con tutte le armi, bla bla bla. E insomma, se vi interessa troverete la recensione del gioco nella descrizione. Iron Fury, dato che è un prequel, racconta la storia prima di questo incidente di Washington, in cui vedremo quali sono i piani di questo malvagio Dottor Haskell e cercheremo nel frattempo di contrastarlo al meglio delle nostre possibilità. Buona visione! Beh ragazzi, eccoci qua su Iron Fury. Facciamo subito New Game, campagna. Allora, è un FPS con la grafica della vecchia scuola, ma non per questo deve essere giudicato in maniera così cattiva. Anzi, è molto molto frenetico, adesso vedrete. Come si può notare, abbiamo diverse modalità di difficoltà, che sarebbe praticamente facile, normale, difficile e impossibile. Allora, io la prendo su Wenton Carnage, che vi posso assicurare che è già difficilotto così. Bring it on. I can't fit a grenade launcher in my bag. Allora, dicevo, è molto frenetico il gioco. Mi prenderò un paio di minuti per spiegarvi un attimo l'impostazione del gameplay. Intanto quella che state sentendo in sottofondo è una delle canzoni più belle dell'intera soundtrack. Allora, abbiamo il manganello, che non mi vedrete mai usarlo perché è inutile, e questo revolver. Al momento è un revolver che spara 3 colpi tutti insieme, e poi potete vedere dal tamburo è abbastanza grosso e infatti è molto capiente. E come nei vecchi giochi possiamo recuperare vita bevendo dalle lattine e recuperare pezzi della corazza. Ora, ogni arma praticamente ha una specie di fuoco secondario. Qui posso sparare così, oppure fare così che mi punta più nemici insieme, e è una sorta di aimbot praticamente. Io una volta che sono stati puntati tutti e 3 e mollo il tasto, lei comincia a sparare a tutti fin quando non finiscono le munizioni o non muoiono i bersagli. Ma bando alle ciance, basta, cominciamo. Sarà abbastanza difficile commentare, ecco, visto, è una cosa del genere. Sarà abbastanza difficile, dicevo, commentare un gioco così veloce, frenetico. Ovviamente c'è la ricaricata automatica quando finiscono le munizioni. Ok, esattamente come nei vecchi giochi della vecchia guardia, servono delle chiavi per andare avanti. Quindi prendiamo subito la chiave. Qua, se non ricordo male, ci stava un segreto. Esatto. Ecco, i segreti sono molto utili perché o ti danno dei rifornimenti tipo munizioni o medikit, oppure ti danno delle armi che in teoria le prendi più avanti. Ecco, I spray, you pray. Cioè vuol dire io sparo e tu preghi. Ecco, il manganello, come elettrico, può servire contro le macchinette per far sganciare più lattine, ma comunque è abbastanza generoso in quanto a medikit, almeno nella difficoltà che abbiamo appena selezionato. Sto distruggendo tutto. Ok, qua direi che abbiamo preso tutto, possiamo proseguire. Service announcement. Return to your homes or be dead. We're
Ecco, quello. Quello era il dottor Esker. L'abbiamo visto giusto di sfuggita in quel monitor lassù, ma poi lo vedremo meglio. Allora, siamo nella piazzetta. Una delle cose più particolari di questo gioco, in cui dobbiamo fare anche attenzione, sono i segreti. Tipo questo. Perché è veramente costellato il gioco, ed è anche purtroppo uno dei suoi punti negativi, perché i segreti sono nascosti in punti davvero assurdi. Oh, ho preso una granata, bene bene. In punti davvero così assurdi, tipo quasi al bordo mappa, come se tu dovessi quasi uscire fuori. Yes. E di solito una persona se ne tiene a debita distanza dal bordo della mappa per non morire. No, entraci. Ok. Ah, ok, no, qui ci veniamo dopo, perché sennò adesso diventa un po' un casino. Altrimenti finirei per aggrare un sacco di nemici nello stesso punto. Come potete vedere, il gioco è velocissimo, è velocissimo. Quindi, al di là della grafica, che è proprio una scelta di design, il gioco si lascia giocare molto tranquillamente, cioè tranquillamente, relativamente tranquillo. Qui qualcuno si è scolato una bottiglia di rum. Permesso. Ok, abbiamo trovato il primo segreto. E quella è una specie di radar che ti dovrebbe indicare gli oggetti della mappa. Ma non l'ho mai usato, anche perché essendo in 8-bit. Bestia. Dicevo, anche perché essendo in 8-bit non ci si capisce proprio benissimo dove stanno le robe. Allora, qui c'è un altro segreto, per esempio. Due caricatori. Ma prima di proseguire, allora, vedete che a fianco alla mia vita c'è una corazza, ok? Quello fa parte di un oggetto raccoglibile. Ci sono tre tipi di corazze: quella blu che tira fino a 50 punti corazza, una arancione che te ne dà fino a 100 e una rossa che te ne dà fino a 200. Ora, io so perché sono saltato qua. Vedete questo muro, no? Vedete, è un muro, no? Non è niente di strano, cioè nessuno verrebbe in mente di saltare qua giù. Dicevo, nessuno avrebbe in mente di saltare qua giù se non premendo il tastazione e prendendo la corazza che ci stava dietro. Cioè, io nel primo livello cercherò di prenderli tutti i segreti, ma andando avanti sarà impossibile, anche perché non li ho ancora scoperti tutti e dovrei stare a guardare le guide online, ma non ce ne ho voglia. Dicevo, è proprio forse il punto negativo del gioco, l'eccessiva difficoltà nel trovare... Nel trovare i segreti. Ecco, per esempio. Ok, qui ci stava una sedia davanti e non si vedeva. La granata. Ah, giusto, devo ancora provare la mitraglietta. Lanciamo una granata, magari. Esatto. E ho sfondato la parete. Ora, la granata è un, diciamo, il simbolo di Shelly Harrison, ovvero il personaggio che stiamo guidando adesso. Perché sono chiamate bowling grenade. Perché sono granate bowling. Io le lancio così e queste fanno un... Cioè, se le lancio normalmente sono teleguidate e vanno addosso agli avversari, altrimenti potrei col tasto destro accendere la miccia e lanciarla contro gli avversari. L'esplosione sembra essere più potente, ma non è guidata, quindi devo essere molto preciso. Qui c'erano i dischi di Predator. Ok, dopo vi faccio vedere tutto, un po' per volta. Allora, qua ci sta veramente un segreto bastardo, però ci prendiamo il fucilozzo. Allora, ecco, questi contenitori qui, i bussolotti, scusa, stavo parlando. Dicevo, i bussolotti di solito contengono qualcosa, ma questo non deve essere rotto. Adesso vi faccio vedere velocemente un segreto veramente bastardo, che io questo l'ho dovuto scoprire su YouTube, perché altrimenti... Allora, ho saltato sul bussolotto e adesso si salta su questa luce, ok? E poi qua sopra... Ok. Olè. Poi. Vedi, è difficile. È difficilissimo. Oddio. Salva. Troppo.
Madonna, la pazienza, la pazienza. Bestia. Non ti muovere, stai fermo lì. F5. Ci siamo quasi, ragazzi. Devo fare solo due salti. Uno. Ok. E vedete quel buco là, è là che dobbiamo andare. Oddio, cioè, rendetevi conto, uno che cosa deve fare? Questa cosa non è che ti fa vedere che magari da qualche parte c'è un indizio, no? E tu, grazie a quell'indizio, capisci che c'è un segreto nelle vicinanze. No, 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 no. Oh, ce l'abbiamo fatta. Qui ci sono un paio di medikit, qui lì c'è un fucilozzo nel caso non l'avessimo ancora raccolto, e qua c'è un easter egg. Like tears in rain. Di Heavy Rain, per l'appunto. Oh, e come dicevo, i segreti vi danno accesso, cioè i segreti danno accesso ad armi e potenziamenti che normalmente si acquisiscono più in là nel gioco. Io infatti adesso non ho più i pallettoni e basta del fucile a pompa, ma ho anche le granate, che mi vedrete usarle molto spesso perché sono molto efficaci, anche se purtroppo non molto precise, quindi devo essere io il più preciso possibile. Ok, torniamo da questo lato. Di momenti finivo di sotto malissimo. Di qua è chiuso. Ok, diciamo che adesso possiamo riprendere il normale tram tram. Buonasera. No. Ah, giusto, c'è solo 6 colpi il pompa. Sì, ma prendila però. Vabbè, facciamo rifornimento. Riprendi tutto. Oh, medikit ti fa schifo. Ok. Ah, giusto, se io sono già oltre il valore della corazza. Dio, sto affogando. Se sono già oltre il valore della corazza, non la prende. Se scendo sotto il valore della corazza, 50, 100 o 200, allora la prende. Ovviamente stiamo parlando delle corazze del colore specifico, nel senso, se io sono sotto, se sono a 47 e prendo la corazza a 50, mi rimette a 50. Se ho la corazza, se sono a 150 di corazze e voglio prendere quella a 50, non la prende. Ah, giustamente, se si fanno fuori i nemici con gli esplosivi, troppo i pezzi dell'armatura dorati, che dovrebbero valere 2. Giusto? 17? No, vale 1. Ok, non so, non ho mai capito la differenza tra quelli blu e quelli gialli. Beh. Comunque, questa parte l'abbiamo termination, giusto? Fammi controllare bene. No, vedi? Vedi, vedi? Sempre controllare. Regola d'oro, nei condotti di ventilazione c'è sempre qualcosa da prendere, a parte che qui c'era il medikit che ho preso prima, quindi ok. Ok, adesso andiamo in una delle parti, cioè si comincia già ad andare nel complicato, perché qua c'è stracolmo di nemici. Buongiorno signore, sarà un piacere conoscerla. Allora. Qui c'è... questi rossi sono di un fastidio, che sono tipo gli arcieri che sparano per l'appunto con la balestra. Allora, devo prima liberare la strada per poter fare qualsiasi altra cosa, altrimenti mi accerchiano. Questo lancia le granate, perché si sente figo dall'alto dei cieli, lassù. Qui serve una chiave rossa. La chiave rossa la si trova da queste parti. Buonasera. Ah, i cestini dell'immondizia, cioè i sacchetti, è inutile romperli perché non c'è mai niente. Quindi ci ho sprecato un sacco di munizioni durante le prime run. E... ah, ok, giusto, qua ci sta un altro segreto. Dicevo, il gioco l'ho finito una volta sola, perché da quanto è complicato. Ci ho provato più volte a ricominciarlo, ma... cioè, mi ci imbestialivo troppo. Ok, al momento sto bene, non ho bisogno di cure. Vedi, c'è pieno di cure. Qui c'è un'altra cosa da abbassare, che l'ho scoperto casualmente, perché sembra uno di quegli affari dove ci esce il fumo, no? Per l'appunto, però il fumo esce una volta che ci passi sopra.
Ne devo attivare un altro. Ah, giusto, perché ero qua la prima volta che l'ho scoperto. E una volta che l'ho pesticciato, quelle due ventole hanno cominciato a girare. E quindi mi sono fatto due domande. C'è qualcun altro qua sotto? Chi è? Dov'è? Ah, due sono. Vabbè, non me li mira e allora spariamo alla vecchia maniera. Mancato. Oh, preso pieno. Guarda, che fa questo? Era lì che mi guardava attraverso la grata. Ok, qua non c'è niente, è una scala che va su, dopo ci andiamo. Ma non c'è sta niente. C'è pieno di medikit. Meno male. Non sarà sempre così, chiaramente. Buonasera. Mi vedete usare molto il revolver? Sono pieno, 149. Ah, ok. Mi vedete usare molto il revolver al posto delle altre armi, perché le altre armi serviranno più avanti e serviranno anche molte munizioni. Per questo sto cercando di usare l'arma che poi nel gioco userò relativamente di meno. Dico relativamente perché userò anche questa, però come ultima spiaggia. E come avete potuto vedere, a parte qua sono pieno full con tutto, non ho potuto raccogliere il giubbotto antiproiettile perché sto a 149 col giubbotto arancione e quello vale 50, quindi non lo prende. Ok, andiamo su. C'è un brutto signore qua, non l'ha ucciso. Oh, la chiave gialla, adesso ci andiamo. E comincia un'altra parte di giostra. Ecco, vedi? I nemici si rigenerano come nei vecchi giochi. I nemici si rigenerano ogni volta che prendi un oggetto chiave. In questo caso ho preso proprio una chiave. Chi è? Dov'è? Ok. Vedete quanto è utile l'aimbot? Cioè aimbot, io lo chiamo aimbot ma non è un aimbot, è diciamo la mira automatica ed è il fuoco secondario di questa pistola. Poi... Ah, giusto. Chi è? Chi è? Dov'è? Guardalo, nel buio. Say my name. Bellissima citazione a Breaking Bad. Qui c'è un altro medikit che al momento non sto usando, ma questi medikit servono tantissimo più avanti. Oh. Apriti sesamo. E adesso andiamo a recuperare. O meglio, andiamo a aprire. Neanche. Andiamo a tirare una leva per aprire un passaggio per ottenere un'arma che normalmente la si ottiene più avanti. Ed è l'arma che adesso vedrete. Anzi, vedrete. Insomma, lo vedete tra poco. Oh, qui c'è pieno di granate. Oh. Vedete? Una leva con un punto interrogativo. Mo' vi faccio vedere dove sta. Ripeto, vi faccio vedere i segreti del primo livello, perché negli altri non... è semi impossibile trovarli, a meno che uno non si guardi le guide su YouTube. Il che sinceramente mi fa un po' triste, una cosa del genere. Ok. Apri. Ok ragazzi, ho alzato un po' il gamma perché era effettivamente troppo basso. Ok, adesso appena passerò questa soglia faremo conoscenza con un altro tipo di nemico, scusa sto parlando, con un altro tipo di nemico che ci darà veramente il tormento per tutto il gioco. Eccoli là, non si vedono male ma ci stanno sparando, sono tipo dei droni. Aspetta, qui c'è un brutto signore, ce n'è un altro. Questi vanno eliminati il prima possibile, perché fanno molto male quando attaccano. Chi è? Chi è che mi spara da qui? Buonasera! Non lo prendo. Ok. Perché questi qui, tra l'altro, sono bastardi e fanno anche il kamikaze. Quindi se tu li uccidi, precipitano e ti esplodono addosso. Ce n'è un altro, ho sentito... sì, ho sentito qualcuno sparare. Ah, ecco, infatti mi ha colpito. Ma ce ne sta un altro. Comunque, altra cosa figa. Posso sparare con due mitragliette. Fantastico. Allora, questa è la porta che abbiamo aperto prima perché ed era bloccata. E ci prendiamo
la balestra, arma che mi vedrete usarla pochissimo perché purtroppo sulla lunga distanza è molto sprecisa, anche se comunque l'attacco secondario è devastante, ma ci mette un'ora a caricarlo, quindi è un'arma diciamo molto utile contro i boss, perché sì, ci sono anche le boss fight. Qua altro segreto è che sono passato sono passato attraverso il bussolotto, bestia. No, e i salti sono, se non hai abbastanza spazio per correre, i salti sono molto difficili da fare. Ecco, ok, ho scoperto un altro segreto, ma non ho potuto prendere la corazza arancione perché sto sopra i 100 come punti corazza, sono a 142. Ok. Sit down, little girl. This is your final warning. What are you gonna do? Send me to my room? Oh, ok, così spengi la luce. Buongiorno. No, bestia, me l'ero dimenticati questi. I ragnacci schifosi del male. Sì, ma scoppiateci però. Now you gotta keep them separated. No, 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 bestia. Allora, aspetta, cambiamo. Oh. Questi sono di un maledetto. Guarda, perché sono piccoli, sono tanti, saltellano. Perché non è che ti vengono dritti e basta, saltano. E quindi anche quando tu li miri è un casino. Oh, bestia, me ne ho dimenticato anche di questi. Ma perché non è esplosa? Ah, ecco. Oh, comunque a corazza sto bene, nel senso. Ecco, le ultime parole famose, l'ho detta, ragazzi, me la sono gufata. Buongiorno. Non volevo disturbarla mentre stavo defecando in pubblico, però. Posso? Guardala, non so se lo vedete, laggiù c'è un bastiano rosso. Allora vi faccio vedere, uso la... Dov'è cacchio è questa? Per prenderlo. E vedete che non spara dritto dove sto sparando io, ma spara un po' più a destra. E poi comunque sì, il colpo non arriva. Mi devo proprio avvicinare per ucciderlo. È scomoda. Da questo, guarda, visto. Guarda! Vedi, è fatto male. È fatta male, proprio settata male la balestra. Per questo è un'arma che non uso, ma... Bestia, mi sono sparato la granata in faccia. Ok. Meno male che non l'ho rotto. Ora qui si è di nuovo riempito di nemici. Giusto? Sono anche quelli stronzi, no? Sì. Basta? Ok. Ah no, basta. Magari. Sono spawnati dal nulla, non c'erano questi qua. Buonasera. Due con un colpo? Bene. Mi piace quando succede così. Chi è? Vieni qua. Ci faccio uno sbudellio impressionante. Ah, anche tu con le granate? Guarda che ce l'ho anch'io, ecco. Ma non hai droppato nulla, va, un po' di cura. Meglio che nulla. Allora, abbiamo recuperato l'altra chiave. Dov'è? Blu, la chiave blu che andava qua giù. Ok, buongiorno. Ok. Poi chiamiamo. Questa è una regola d'oro, bisogna sempre farli esplodere. Ah, giusto, a proposito di farli esplodere, Mi sono dimenticato un segreto. Ecco, qui sta. Ecco, vabbè. Niente di che, perché comunque di sta roba stavo già pieno. Però, ripeto, come ho già detto, cioè, questa porta qui è chiusa da dietro, no? Tu devi sapere, in automatico devi andare qui e sparare all'estintore per fare il buco alla parete, entrare e prendere la roba. Cioè, lo devi già sapere. I programmatori hanno pensato che tu in automatico devi nascere imparato.
Ma neanche se ci giochi 50 volte le cose ti vengono in mente per quanto sono articolate. Soprattutto se non hanno nemmeno uno straccio di indizio. Ok, riprendiamo da dove avevamo interrotto. Adesso vi faccio vedere la doppia mitraglietta, che il fuoco secondario non ce l'ha. Posso usare una mitraglietta che è abbastanza potente ma consuma meno munizioni, giustamente, oppure doppia mitraglietta ed è incendiaria. Ma purtroppo l'effetto incendiario è stato reso molto male perché ecco, e questo è soltanto un nemico base, giusto per dire. La cosa molto pericolosa però di quest'arma è che se si spara troppo vicino a un bersaglio ci prendiamo fuoco anche noi. Questa infatti è un'altra di quelle armi che uso pochissimo, anche perché sulla lunga distanza non è preciso, nel senso che non spara dritto esattamente come la balestra. C'è qualche difettuccio sto gioco. Allora, qua sarebbe praticamente la fine del livello, ma ci andiamo tra un istante perché abbiamo ancora un altro segreto da prendere. Ok, il fuoco secondario sarebbe questo. Spara tipo 4... C'è anche un fuoco terziario. Il fuoco terziario lo vedremo più avanti. Praticamente spara tipo a mitraglia finché non finiscono i colpi nel caricatore. Un sacco di munizioni, insomma. È un attacco molto potente, ma anche molto dispendioso in termini di proprio di munizioni. Vieni qua. Ok. Adesso devo farvi vedere, prima di concludere il livello e salutarci, devo farvi vedere il... Ma dov'è? Ah, è sotto, per forza. Eccolo, eccolo, dov'è? Ah, guardalo. Bastardo. M'hai fatto cadere. Allora, dicevo, prima di salutarci, devo farvi vedere il segreto questo delle ventole. Allora, quelle che abbiamo attivato erano queste qua sotto, queste qui davanti praticamente, ma queste due sono spente perché devo pesticciare questo qui. Vedete che adesso cominciano a girare per andare a prendere la corazza rossa che sta là sopra. Quindi devo fare un mega salto. Vediamo un po', facciamo un quick save. Al primo tentativo ci riesce! Grande Vrex! Ok, gente, possiamo andare direttamente alla fine del livello e salutarci. Fine del livello, insomma, prima parte del livello, perché i livelli sono 7 ma sono divisi a tare. Buonasera. Vediamo un po' se ho preso tutto, mi sono dimenticato qualcosa. No, missing zero secret. Sì, però questa frase... Cioè, sarà la prima e l'ultima volta che la vedremo. Buono ragazzi, io spero che questo primo episodio vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa, se volete che vada avanti. Insomma, se... perché è un giochino comunque molto interessante, anche molto impegnativo, ma comunque ci sta, secondo me. Beh ragazzi, per il momento è tutto e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao!